suo amore riscaldi i nostri cuori e contempliamo il Signore risorto nella sua gloria. E come è Lui, un giorno saremo tutti noi e viviamo la nostra vita nella gioia della resurrezione, oggi nell'anima, domani anche nel corpo. Allora vediamo il Vangelo, cari amici, che racconta l'evento della resurrezione per mezzo di testimoni. Perché comunque la resurrezione non l'ha vista nessuno. Forse l'hanno vista le guardie che erano a sorveglianza del sepolcro. E, probabilmente è stata la Vergine Maria la prima che ha visto Cristo risorto. Ma poi l'evento stesso della resurrezione, diciamo che è stato avvolto nel silenzio. Così come era stato anche l'evento dell'incarnazione, la cui testimone è stata soltanto la Madonna. I grandi eventi della storia, i grandi eventi della salvezza, Dio li ha avvolti nel silenzio, però ha lasciato a noi le tracce della fede, e che noi vediamo appunto in questo brano del Vangelo. E siamo il primo giorno della settimana, cioè sarebbe per noi la domenica. Per gli ebrei era il giorno dopo il sabato, che la Maddalena e probabilmente anche le altre pie donne si alzano presto al mattino e quando è ancora buio vanno verso il sepolcro. Perché vanno al sepolcro? Vanno perché non hanno ancora terminato di ungere il corpo di Gesù. Quindi è una opera di pietà e di fede che fanno. Però quando la Maddalena arriva vicino al sepolcro vede che la grande pietra che stava davanti al sepolcro è spostata e guarda e vede che il sepolcro è vuoto. Allora, questo ovviamente il sepolcro vuoto è un segno divino, è un segno soprannaturale, però per vedere questo segno soprannaturale bisogna avere la fede, cioè bisogna avere un cuore puro, degli occhi limpidi, diversamente non si capisce. E infatti la Maddalena cosa pensa? Non pensa che è risorto, pensa che l'ha rubato oppure ha cambiato posto, però sotto sotto qualcosa si vede che la turba, per cui corre velocemente verso il cenacolo dove si trovano Pietro e Giovanni e li avvisa. Dunque vorrei dirvi una piccola particolarità, che quando ci sono gli eventi soprannaturali tutti corrono. Io mi ricordo quando era Međugorje, c'era l'apparizione, tutti si correva verso l'apparizione. E così l'evento soprannaturale mette fretta. E allora anche i due apostoli, cioè Giovanni e Pietro, corrono anche loro. Ma Giovanni, che era più giovane, corre ancora di più, lascia indietro Pietro e arriva davanti al sepolcro. Ma Giovanni educatamente non entra, perché è più giovane, e guarda nel sepolcro e cosa vede? Vede i teli posati da parte. E ovviamente si interroga, però ancora non arriva alla decisione della fede. Arriva Pietro che entra nel sepolcro e vede i teli posati e anche il sudario avvolto. Cos'è il sudario? Il sudario è quel telo che si mette sul capo e sulla faccia di Gesù e che è lì avvolto, i teli sono piegati. Probabilmente qui i teli riguardano anche proprio la sindone, però non sono uno specialista del problema. Allora Giovanni, vedendo queste cose, vide e credette. Non sappiamo cosa, se Pietro abbia creduto o non abbia creduto. Forse qualche diciamo così, qualcosa si è mosso nel suo cuore, ma era ancora appesantito, era ancora molto turbato di quello che aveva fatto il giovedì notte, quando aveva rinnegato Gesù. E comunque il Vangelo non ci dice nulla di Pietro. Giovanni credette. Perché Giovanni ha creduto? Sì, ha creduto perché c'erano dei segni ben precisi, cioè il sudario e i teli, tutti ben ordinati, e ha creduto a che cosa? Ha creduto alle parole che Gesù aveva detto tante volte, almeno tre volte Gesù aveva descritto la sua passione e aveva anche preannunciato la sua resurrezione. Giovanni credette perché lui è il primo a credere degli apostoli, perché lui è stato l'unico degli apostoli che è stato presente alla passione di Gesù, ha accompagnato sempre la Madonna fino ai piedi della croce. Anzi, Gesù gli ha affidato la madre, gli ha detto
figlio, ecco tua madre, era un cuore puro Giovanni ed è il primo che crede. Ovviamente, cosa ha creduto? Che Cristo è risorto, però non sapeva Giovanni che cos'era la resurrezione. Era risorto anche Lazzaro, forse pensavano che fosse ritornato in vita come era ritornato in vita Lazzaro. E invece alla sera, quando sono radunati nel cenacolo, Gesù appare, passa attraverso la parete, è glorioso e dice pace a voi, e così capiscono che cos'è la resurrezione, capiscono questa grazia immensa della vittoria di Cristo sulla morte e quindi anche sul peccato e anche dello sbocco che ha la vita umana, che è quella della gloria di Cristo. Ecco, quindi questa è la gioia della Pasqua, cioè è la salvezza cristiana, cioè noi che siamo condannati a morte a causa del peccato, siamo perdonati dei nostri peccati, quando noi moriamo, se siamo in grazia di Dio, la nostra anima va gloriosa in cielo e alla fine del mondo anche i nostri corpi risorgeranno a immagine delle nostre anime, se sono in cielo gloriosi e se sono all'inferno immagine della nostra perdizione. Quindi vedete come la Pasqua ci dà una, come un affresco meraviglioso della vita umana, che è comunque un cammino di tribolazione, di sofferenze, poi c'è la gloria del cielo, come diceva San Francesco in modo molto popolare ma molto concreto, è tanto il bene che mi aspetto in cielo che ogni pena mi è diletto, ce la sopporto volentieri. Oggi, carissimi, rinnoviamo la nostra fede in Cristo risorto, pensiamo alla nostra vita come un cammino verso l'eternità e gioiamo, perché questa è la gioia, diciamo così, che ci viene dalla resurrezione. Con questo abbiamo terminato, concludiamo questa nostra piccola riflessione invocando la benedizione di Dio Onnipotente per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi. Di nuovo, buona Pasqua a tutti.